Anna Mancuso, che è la presidente dell'Associazione Salute Donna, che organizza per il mese di ottobre, il mese della prevenzione per il tumore al seno, però farete anche poi delle analisi per la spirometria. Sì, faremo delle analisi per la spirometria perché molte donne oggi fumano rispetto agli uomini, quindi sono praticamente quasi più le donne che non gli uomini a fumare, pertanto invitiamo nelle piazze dove siamo a venire a fare la spirometria. C'è un legame a volte tra... Sì, perché i dati scientifici oggi dicono che si ammalano quasi più le donne di tumore al polmone che non gli uomini, quindi provare a misurare la spirometria soprattutto per i fumatori, e poi sarà il dottor Boffi magari a spiegare che oggi è qui presente, è un modo di fare prevenzione, quindi controllando il respiro ci si può anche magari frenare, no? Nell'uso delle sigarette. Sarete in numerose piazze, soprattutto della Brianza, sì, ma anche in piazza Città della Lombardia, sì, il 2 ottobre. Sì, Brianza, ma anche Milano, siamo a Magenta, quindi in tanti comuni anche del Magentino, oltre che di Monza e Brianza, siamo in piazza Lombardia. L'anno scorso è stato un grande successo, abbiamo fatto più di 700 visite, tra cui anche tante persone molto giovani, quindi è importante perché diffondere la prevenzione e quindi stimolare anche i giovani a fare prevenzione salva la vita. Oggi di tumore si sopravvive, si riesce a curare benissimo, però bisogna arrivare in tempo, quindi bisogna avere attenzione ad essere protagonisti della nostra salute.